Sazianti, gustosi ed ineguagliabili, gli gnocchi rappresentano uno dei piatti caratteristici della tradizione culinaria italiana. E visto l'interesse suscitato dagli gnocchi, noi di My Personal Trainer ve li abbiamo proposti in più varianti. Abbiamo cominciato con la ricetta di base degli gnocchi di patate classici, per poi dilettarci nella preparazione degli squisiti gnocchi alla veneta, che io amo, con zucchero, cannella e formaggio. Poi abbiamo visto anche gli gnocchi alla romana, per finire gli gnocchi iperproteici. Purtroppo però i nostri amici celiaci non si possono permettere di degustare gli gnocchi classici perché preparati anche con una parte di farina di frumento, fonte di glutine. Quindi ho pensato anche a questo problema e oggi vorrei proporvi gli gnocchi senza glutine. Già che ci siamo, prepareremo un sughetto di accompagnamento a base di carote e basilico. Scopriamolo corrente. Ingredienti per 4 persone. Per gli gnocchi sono necessari 500 g circa di patate farinose, 130 g di farina di riso, un uovo, importantissimo perché ci servirà come legante, e poi ancora un pizzico di sale. Poi faremo una crema di carote preparata chiaramente con 500 g circa di carote, sale quanto basta, 100 ml di latte e 100 g di formaggio stracchino. Poi faremo anche una salsina di accompagnamento al basilico, quindi una manciata di foglie di basilico, 10-15. Poi 100 g di formaggio spalmabile, un goccio di olio extravergine di oliva, 50 ml di latte e poi sale quanto basta. Per prima cosa abbiamo sistemato per bene le verdure, quindi abbiamo visto con le patate faremo gli gnocchi, mentre con le carote faremo il sughetto di accompagnamento. Io in una pentola per il vapore ho messo le patate dopo averle per bene sciacquate e raschiate sotto l'acqua corrente per togliere eventuali tracce di terriccio. Stessa cosa ho fatto con le carote, solo che queste le ho anche sbucciate. Benissimo, le ho lasciate sulla pentola circa un'oretta in modo che il cuore diventi bello tenero. Adesso possiamo pure rimuovere le patate ancora piuttosto calde e poi le sbucciamo. Stiamo finendo di sbucciare le patate, io mi sono chiaramente munita di coltellino. Vi raccomando di sbucciarle da molto calde, altrimenti poi farete fatica a togliere la buccia. E adesso stiamo già schiacciando le nostre patate con l'apposito strumentino. Successivamente andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Ecco, un'altra raccomandazione che vi posso fare è quello di schiacciare le patate quando sono molto calde per evitare questa volta la formazione dei grumetti. Ok, abbiamo finito. Ora apriamo un pochino in modo che insomma si raffreddino leggermente, altrimenti non riusciremo neanche più ad impastare. Aggiungiamo un po' di farina di riso. Così, e aspettiamo circa un minutino prima di aggiungere l'uovo, altrimenti l'uovo si cucinerà. Ora finalmente aggiungiamo l'uovo, aggiustiamo di sale perché prima non abbiamo salato le patate, visto che sono state cotte a vapore chiaramente, e cominciamo a mescolare. Le dosi che vi ho dato della farina e delle patate sono piuttosto approssimative perché magari alcune patate richiedono più farina piuttosto che altre. Quindi aggiungete la farina di riso sempre piano piano, fino a formare un impasto bello compatto e sodo ma modellabile. Diversamente dagli gnocchi classici che abbiamo preparato insieme, gli gnocchi senza glutine richiedono l'uovo, richiedono quindi un ingrediente che riesca a legare perfettamente. Altrimenti in acqua, se non mettete l'uovo, il vostro gnocco tenderà a sciogliersi, a spappolarsi. Un altro po' di farina e continuiamo a mescolare. Ora abbiamo ottenuto due palline di impasto. Possiamo mettere un po' di farina di riso sulla nostra spianatoia, prendere una parte dell'impasto e cominciare a modellarlo con le mani fino ad ottenere un cordoncino. Un classico cordoncino per gnocchi. Magari lo possiamo anche dividere in pezzetti più piccoli se ci troviamo meglio. Perfetto, così. Poi con un coltellino cominciamo a fare delle palline, ad ottenere dei tronchettini che poi passeremo nella classica trafila per gnocchi, che servirà appunto per rigarli, quindi per far assorbire meglio il sugo. Come si usa? Molto semplice, si passa lo gnocco velocemente.
abbiamo preparato una parte degli gnocchi, ora possiamo procedere anche con la crema di carote, che sarà il nostro letto per gli gnocchi. Allora, già qui in un becher ho messo le carote che ho anche stagliuzzato un pochino, quindi le ho messe direttamente dalla nostra pentola del vapore. Ora, mettiamo qui dentro un po' di stracchino, un pochino. Poi aggiustiamo di sale, perché anche in questo caso le carote non sono state salate perché cotte a vapore. Copriamo ancora con le carote calde in modo che lo stracchino cominci a sciogliersi. Ok. Ora aggiungiamo pure il latte e mixiamo con il nostro mixer ad immersione fino a formare una cremina. Se vi sembra troppo densa, aggiungete un altro po' di latte. Questa è la consistenza che vi consiglio io delle carote, quindi vi ripeto, se la volete un po' più fluida, aggiungete un po' più di latte. Ora prepariamo la salsa al basilico. Qui dentro, in un altro beccherino, ho messo le foglie di basilico, precedentemente lavate, chiaramente. Ora aggiungiamo il formaggio spalmabile. Ok. Il latte. E un goccio di olio extravergine di oliva. Vi ricordo che finora non abbiamo utilizzato l'olio, quindi il solo grasso che utilizzeremo sarà in questa salsina. E ora anche qui una giustatina di sale, basta, perché abbiamo già il formaggio che di per sé è piuttosto saporito. Andiamo a frullare. E questa invece è la consistenza della salsina al basilico. Come vedete, la consistenza è molto più fluida rispetto alla crema di carote. Ora finalmente possiamo andare a cuocere i nostri gnocchi. Qui l'acqua bolle e possiamo tuffarli in abbondante acqua leggermente salata. Perfetto, così. Diversamente dagli gnocchi classici che abbiamo visto, quindi senza uovo, gli gnocchi senza glutine che hanno l'uovo richiedono una cottura leggermente più lunga. Quindi nel momento in cui vengono a galla, evitate di rimuoverli immediatamente con la schiumarola o mestolo bucato che dir si voglia. Infatti richiedono 2 minuti in più di cottura, quindi adesso li lasciate bollire, verranno a galla, dopo 2 minuti che vengono a galla potete pure rimuoverli. Finché aspettiamo gli gnocchi possiamo pure preparare il nostro piatto. Quindi io ho preso un piatto da zuppa perché voglio creare questo effetto particolare, no? Quindi facciamo una base con la nostra salsina. Ora, gli gnocchi sono già a galla da un po' di tempo. Possiamo rimuoverli con la schiumarola e appoggiarli direttamente sul nostro piatto, così. E ora sistemiamo la nostra salsa al basilico e poi andiamo a servire. Devo ammettere che questi gnocchi senza glutine si presentano proprio molto bene, quindi abbiamo giocato un pochino con i colori, con le verdure e abbiamo ottenuto un piatto proprio da chef. Peccato che da casa non possiate sentire i profumi, quindi o vi fidate sulle mie parole oppure non vi resta che cimentarvi nella preparazione di questo piatto.